Ciao ragazzi, qui il vostro solito Simone Baldassin. Come dicevo in uno short qualche giorno fa, sono circondato dai lavori in corso. Vicino destra che sta restaurando, vicino sinistra sta buttando giù la casa, di fronte stanno facendo delle buche per terra per mettere la fibra, c'è il semaforo perché stanno all'incrocio, stanno facendo altri lavori ancora, quindi macchine che suonano, code, cani che abbaiano di conseguenza, in primis i miei. Quindi in questo video non so cosa uscirà, perciò facciamo un video super veloce. Vi faccio vedere come creare un loader simpatico e super easy da mettere magari nei vostri siti web, per quanto sia chiaro a tutti che i miei loader fanno cagare il cazzo, cioè non li ritengo assolutamente utili alla causa. Però è da un po' che ho sto video nel cassettino, quindi insomma dai, facciamolo, tanto è una boiata carina e magari ci aiuta a imparare altre cose più interessanti di utilizzarlo come loader. Però prima di tutto iscrivetevi al canale, perché altrimenti la community non cresce. Se la community non cresce io non riesco a fare altri video. Sì, è vero che sono anni che lo dico, però insomma fatemi crescere sta cazzo di community. Orsù, non vi costa niente. Sigla! Bene, allora, solita cartellina da combattimento, foglio di stile, index, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, partiamo e dentro il body cerco di fare il video più veloce del mondo perché al momento pare ci sia un po' di silenzio. Quindi mi creo un div che chiamerò Circle One con molta fantasia. E all'interno di Circle One, pensate un po', vado a creare un altro div che chiamerò Circle 2, così. Perfetto. Per l'HTML, incredibile amici, abbiamo finito. Nel foglio di stile che ho prontamente collegato abbiamo il solito box size in border box, margin 0, padding 0, selettore universale, una famiglia che ho inserito nel body e ho un colore di background. Quindi la nostra situazione attuale è questa. Molto bene, allora cosa andiamo a fare? Innanzitutto lavoriamo sul body. Trasformiamo il body in un display flex e andiamo a dargli un'altezza pari a 100 viewport. Molto bene. Poi andiamo a definire un justify content con space evenly e poi andiamo a definire un align item center. Ovviamente al momento ho lavorato sul body, ma non essendoci nient'altro di già formattato, non vedremo assolutamente niente. Ora andiamo a richiamare circle one. E creiamo un quadrato, facciamo 300 pixel di larghezza per 300 pixel di altezza, poi andiamo a dargli un border top, facciamo quanto avevo fatto nella demo, 4 pixel solid, indovinate il colore? Incredibile, amici! Quindi quello che dovrei poter vedere adesso, a rigor di logica, è questo. Né più né meno. Quindi. Vado, prima di terminare Circle One, a definire anche Circle 2, quello che c'è dentro. Il Circle 2. Perché così intanto ci facciamo un'idea. Ho scritto giusto Circle? Sì, yes, ok. Allora, questo lo facciamo un po' più piccolo. Facciamo 200 pixel per 200 pixel. Benissimo. E anche in questo caso facciamo un border top. Sempre di 4 pixel solid, questa volta lo facciamo rosso, questo qua, ok? Quindi questa è la nostra situazione. Allora abbiamo i nostri due quadrati con un border top a testa, uno di 300 e uno di 200, ok? Fantastico, molto bene. Torniamo su quello iniziale e andiamo a dirgli a Circle 1 che deve essere un display flex in primis, ok? E poi gli diamo una line item center, quindi andrà a centrarmi gli elementi al suo interno e poi facciamo un justify content center. E a questo punto, siccome voglio fare dei cerchi e non dei quadrati, gli diamo anche un border radius al 50%. Vediamo cosa esce e abbiamo questo. Molto bene. Ora andiamo a settare anche l'altro cerchio con il border radius al 50%. Quindi abbiamo il cerchio nel cerchio e cambia un pochino, vedete? E adesso voglio fargli rotolare come non ci fosse un domani, però con tempistiche diverse. Voglio che si rincorrano un attimo. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo keyframe. Andiamo a fare un'animation qua e la chiamiamo banalmente load. Gli diciamo load 3 secondi e la mettiamo in infinite. Facciamo un'animazione semplice senza tante rotture di palle. E poi andiamo di qua e gli diciamo a quest'altro, anche a te load, però 2 secondi, nel tuo caso infinite. A questo punto non ci rimane che andare a creare il keyframe per fare l'animazione. Quindi keyframes, prendiamo qui, richiamiamo il nome dell'animazione, che in questo caso è load, ovviamente, aperta, chiusa, parentesi, grafa, e gli diciamo, guarda, allo 0% tu mi fai un transform
rotate a 0. Mentre quando vai al 100% mi fai un transform rotate di 360 gradi. Questa animazione ovviamente sarà infinita, quindi sarà un loop che non finisce mai. Se andiamo qua adesso e ricarichiamo, abbiamo il nostro bellissimissimissimissimissimo loader. Poi va da sé che comunque è un div, quindi qua dentro volendo potremmo mettere il logo dell'azienda e fare bla 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 bla. Tra parentesi ragazzi, non so se sentite in sottofondo, ma mi è iniziato il martello pneumatico, quindi di conseguenza siamo arrivati giusti giusti giusti. Cristo d'un Dio, mi tocca staccare perché tanto non riesco più a registrare nulla da qua in avanti. Noi ci vediamo alla prossima, paese dove vivo, lavori in corso, i vicini permettendo. Io vi saluto, vi ringrazio. See you next time. Ma posso fare sta vita qua?